Cecilia di Santa Maria Cilento Trapani, conferenza come di consueto Mister Alfio Torrisi per presentare la sfida di domani. Mister Francesco Tarantino le chiede tante assenze tra i Granata in questa lunga trasferta. Quando possono incidere nel match? Buongiorno a tutti. Abbiamo qualche assenza risaputa in questa settimana, però incideranno sicuro a livello numerico, però avrò altre soluzioni. Gente che scalpita, che ha voglia di giocare e di mettersi subito in mostra per cercare di guadagnarsi un posto da titolare. Quindi sicuramente numericamente avremo difficoltà, ma sicuramente siamo pronti, i ragazzi sono pronti per cercare di dare il massimo. Ho soluzioni importanti e cercheranno di non fare rimpiangere le assenze. Sempre Francesco Tarantino le chiede, nelle ultime tre partite il Trapani ha segnato quattro reti, tre delle quali da sviluppi di calci piazzati. La sassata di Inghier deviata da Carboni a seguito di un corner contro la Cireali. Il rigore di Cangemi a San Cataldo e la punizione di Cosman contro l'Aversa. Il Trapani crea poco o è bravo a sfruttare le occasioni da fermo? No, mi auguro che ne facciamo ancora tanti di gol su calcio piazzato e continuiamo a fare il risultato. E allora Michele Scandariato mi chiede invece un Trapani cinico, quello visto contro il Real Aversa, che ha badato al sodo nonostante la superiorità numerica, guadagnando tre punti fondamentali che lo proiettano nelle zone nobili della classifica. La quota salvezza è stata superata. Adesso possiamo parlare apertamente di obiettivo playoff, o è meglio continuare a nascondersi per mantenere un profilo più basso? No, non si è nascosto nessuno qua. Noi ho detto più volte, sicuramente non, la società non mi ha chiesto la salvezza, quindi è inutile dire cose che uno non ha mai detto. Noi abbiamo l'obiettivo di fare quanti più punti è possibile, di qua alla fine e poi tirare le somme. Negli obiettivi che ci siamo prefissati, il principale è quello di fare quanto più vittorie è possibile, poi alla fine tireremo le somme, ripeto. Però non mi va né parlare né di salvezza, non voglio parlare di quella parola che non ho mai detto, non voglio nominare, se non alla fine. Il 7 di maggio poi faremo i conti di quanti punti abbiamo fatto e da lì poi vedremo se saremo soddisfatti di questo finale di campionato, della posizione finale di classifica che avremo. Dopo oltre 3 mesi si è visto in campo Civitieri, certo la governatività ha pesato sulla prestazione del giocatore, ma il suo rendimento non può che migliorare quando avrà riacquisito ritmo partita. Sarà proprio Civitieri la marcia in più del Trapani in questo finale di stagione? La marcia in più del Trapani è il gruppo. Civilleri darà un contributo importante, come stanno dando gli altri. Ho una rosa numericamente folta e di qualità, escluso magari gli infortunati che non fanno parte della sferta di domenica per Cilento, però sicuramente tutti è normale che devono dare il loro contributo. Ripeto, chi andrà in campo in determinate gare dove le qualità magari e le caratteristiche fanno la meglio confronto a quelle di qualcun altro, però alla fine questa è una rosa che chiunque va in campo poco si nota a differenza dell'altro. Ripeto, sono le caratteristiche a fare la differenza e sono le caratteristiche del singolo calciatore che incideranno nella scelta della formazione iniziale. Franco Cammarzana le chiede, soprattutto in trasferta, i difensori spesso riavviano l'azione con dei raggi lunghi dall'esito quasi sempre infruttuoso, non certo per gli avversari. Sono iniziative dei singoli o fa parte del piano partita? No, non voglio parlare di questo perché poi andiamo in discorsi troppo vaghi e che comunque non sono, penso, gli ambienti idonei per poter parlare di tattica e di quant'altro. Ci sono delle partite dove bisogna fare degli attacchi diretti, dove magari l'avversario soffre di queste situazioni e dove noi magari, essendo pressati alti, preferiamo di non giocare la palla per andare avanti e cercarci di guadagnare la profondità. La partita dura 100 minuti. Una partita ci sono tante partite e ci sono delle situazioni dove bisogna gestire in un modo e altre dove bisogna gestire in un altro. Quindi, ripeto, noi siamo pronti, la squadra è preparata ad un piano gara che strutturiamo ogni settimana e poi in base alla partita cercheremo di metterlo in atto. Naturalmente poi sono gli imprevisti che fanno saltare un po' tutto e da lì poi la squadra comunque è sempre brava ad organizzarsi e a gestire la gara e a svolgerla nel miglior modo possibile. Salvatore Lucio dice, mister, la sua squadra ha palesato in più di una partita di non avere il giusto approccio, concedendo i primi 20-25 minuti agli avversari. È un difetto al quale si può rimediare oppure è nel DNA dei suoi ragazzi iniziare in sordina la partita? No, ma non escluso San Cataldo dove abbiamo pagato i primi 25 minuti, non penso di aver sbagliato mai l'approccio. Poi non lo so cosa intende il giornalista per approccio, non lo so cosa vuole vedere i primi 20 minuti. Io penso che la partita la prepariamo sempre in un determinato modo.
i primi 20 minuti sono quelli più di studio, dove cerchiamo di capire meglio l'avversario, come bisogna andarlo a colpire, nonostante la prepariamo in settimana, e quindi magari può essere un ritmo più blando, ma non è questo l'approccio della gara. L'approccio vuol dire quando si fanno degli errori, magari di concentrazione, come è stato a San Cataldo. L'abbiamo detto che li abbiamo pagati a caro prezzo. Nelle altre partite non ho mai visto un Trapani che ha sbagliato l'approccio. Sempre Cucciolo dice delle chiede, man mano passano le domeniche, Varigoso dimostra sempre più di essere il vero protagonista del centrocampo Granata, a mio parere una pedina indispensabile nello scacchiere. Può essere un uomo in più per il Trapani in un'eventuale disputa dei playoff? Ho già risposto a questa domanda ad un'altra domanda. Io ho detto che a centrocampo Marigoso è un giocatore di qualità, come lo è stato Romizzi quando ha giocato e come lo è stato anche Kosovan, come lo è Cangemi e come lo sono tutti. Quindi io non penso di avere differenze. Ripeto, ognuno ha le proprie caratteristiche diverse, però dico, ricordiamoci che quando Marigoso era fuori per infortunio abbiamo fatto anche 3 vittorie consecutive, quindi non vuol dire questo. Bisogna soltanto essere consapevoli della qualità che abbiamo della squadra e delle caratteristiche che ha ogni giocatore, che grazie a Dio ho la possibilità di avere caratteristiche tutte diverse, e quindi ho la possibilità sempre di scegliere quelle più idonee al piano gara e alla gara prossima. Nicola Conforti chiede com'è stata la settimana di allenamento. Un'ottima settimana, come sempre, i ragazzi si allenano con abnegazione. Quando si viene da una vittoria sicuramente c'è euforia, ma non c'è stata anche quando venivamo dalla sconfitta di San Cataldo, meno euforia, però sempre la stessa spensieratezza. Noi ci alleniamo sempre allo stesso modo, i ragazzi mi mettono in difficoltà giornalmente con la loro intensità, con la loro voglia di fare bene, con la loro voglia di giocare. Naturalmente non dobbiamo pensare alla lunga gettata, pensiamo partita per partita, spensierati come l'abbiamo sempre fatto, senza darci obiettivi se non quello della prossima gara, e poi ripeto, alla fine poi cerchiamo di dare le somme. Cosa c'è da temere della Santa Maria Cilento? Tutto. È una squadra che le statistiche dicono che per le partite svolte in casa occupa il quarto posto in classifica, è una squadra che ha battuto il Catania, che ha fermato il Lamezia, è una squadra che ha un buon allenatore, un ottimo allenatore per la categoria, che fa bene ogni anno, è una squadra che nel fattore campo sicuramente ha la sua forza, ha giocatori di qualità e lo stanno dimostrando, quindi è una partita difficile, a mio modo di vedere, da oggi, dal mio rientro, la più complicata è quella con il coefficiente di difficoltà più alto. Però noi dobbiamo andare lì consapevoli che abbiamo le carte regola per provare a fare risultato, sarà difficile, ma dobbiamo metterci, e i ragazzi ci metteranno sicuramente tutti i mezzi per farlo.